faccio come esci dalla barca. Ma come si pesca? Ah, ecco i pesci. Voglio pescare lo squalo, voglio pescare dei pesci. Pescato! Però mi ha morso lo squalo. Pescato un pesce? Sì. Bastava uno, c'era? Sì, credo. O no? Sì, perché mi ha dato il livello, sì. Bastava pescare un pesce. Stanno qua. 34. 56. Io squalo! No, perché l'ho preso? Cioè, è la terza volta che cavalco sto squalo. Sento un rumore stranissimo, ragazzi. Quale rumore? Oddio, si può anche saltare. Quale rumore? C'è una cosa che... Ma vieni qua, mi sto io. Come si faceva a pescare? Senti. Non c'è qualcosa, qua c'è qualcosa. Sì, è stata morta per lui. Raga, qua c'è qualcosa. Hai visto? Che dove? Aspetta, anche dove state voi? Dove state voi? Ritorna e installa la parte. Che cos'è? Installa la parte mancante. No, Mario, non lo distruggere, ti prego. No, non si può distruggere, non si può distruggere. E adesso? Ma l'hai preso tu, l'hai messo tu, c'era la parte mancata. Sì, ma cos'è sta cosa? Questa specie di navicella. C'è un tizio senza testa. Dove? Come? Dentro. No, squalo! Dentro la navicella. Oh tizio! Svegliate! Qua sotto, vieni a vedere! Farò qualcosa! No, ci deve essere qualcos'altro! Ci deve essere qualcos'altro, devo recuperare dall'altra parte! Ma questa che sfida è! E poi che cosa succede quando vengono tutte le sfide? Oh, senti, facciamolo fuori a questo. Qua c'è tra barca. Tu prendi le altre cose, io intanto cerco di ammazzare. Ma io non lo so dove sono le altre cose. Lo so. Poi si stanno laggiù. Dove ci sta quell'accampamento lì? Vieni. Quale accampamento? Quello dove ci stanno le scale. Ecco qui. Ma dove hai preso la cosa? Io la prima parte l'ho presa là sopra, vedi dove c'è qualcosa nero? Sono stato io a costruire le scale. Comunque no, non è qua. È per forza qua. Però stiamo fuori dalla sede. Sì, però raga dobbiamo farlo. Dobbiamo muovere.
Cioè, io magari, cioè, magari pensate, raga, c'è sto coso che se lo attiviamo ci fa vincere la partita. Dobbiamo cercare dovunque. No, però... no, raga, cioè, io non lo so. Cos'è sto coso? Cos'è sto coso? Una leva! Cioè, una leva, ho trovato una leva! Fa vedere? No, 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 fammela prendere a me. Ah, ma... no, è un'ancora. È un'ancora. Maria, è un'ancora. Cioè, tu, io pensavo, chissà che avevi trovato. Raga, però come dobbiamo fare qua? Oh, qua c'è la tempesta. Che ce ne frega la tempesta? Mi sto andando a cercare la tavola. Io ho 15 penne. Raga, se troviamo l'altra parte dobbiamo assolutamente metterla. No, aspettate, raga, aspettate, andiamo in safe e cerco di cerco un video su YouTube come completare la roba di Siona. Come completare la navicella di Siona? Lo stai cercando? C'è su YouTube, c'è anche. No, sono su Google. Come completare la navicella di Siona? Come No, significa venire in inglese. Come completare la navicella di Siona? Fortnite. Fortnite. Aspetta. Andare su YouTube, mi dicono. Come completare la navicella di Siona Fortnite? Ragazzi, io sono Vartex, bentornati su un nuovissimo. Ma guardate un po', tenetevi pronti. Ok. Adesso c'è una cosa che non ho capito. Allora, installiamo qua su, dov'è? Riesco a prendere. Ok. Vieni alla sera. Raccogliamo anche questo, 14.000 punti di esperienza, ritorniamo dalla navicella e abbiamo finito. 3 e ci piace. Adesso ci spostiamo verso quella roccia, mi pare. Capito? Ragazzi, non ce ne frega niente della safe, ho capito. 14 pende. Cura. Non possiamo finirla così! Ma stai registrando? Sì. Ah, allora ok. Vai! Vara la nave! Ce l'ho fatta! Cosa sta succedendo? Curami! Tu fatti... ci mancano 46 secondi! Tu inizia, curati, Maria, curati!
sfida! Tu devi continuare a curarti, tu curati sempre! Vara la nave! Evento sfida! Curami, adesso curami! No! Maria, riattivala! Riattivala, Maria, riattivala! Riattivala! Non si riattiva. Ah! Cioè, quindi tutto quello che abbiamo fatto è stato vano? Bellissimo! Però, sì, papà! Mi sto cercando di avvicinare. Vincenzo, senti, dopo possiamo fare un'altra partita perché dobbiamo vedere cosa succede. Sì, dobbiamo tornare lì. Non ci deve essere la stessa e dobbiamo prenderci tutto il tempo del mondo. Maria, quittiamo la partita. Tanto è inutile. Dobbiamo far partire la nave, perché se facciamo partire la nave in tempo possiamo cioè abbiamo scoperto l'universo, abbiamo scoperto la vita, cioè quindi noi se, no però cioè te ne rendi conto, se partiva magari vincevamo la partita. Maria, quitta. E Vincenzo, mettiti su partecipazione, salta. Maria, Vince, mettiti, devi andare su social. No, vabbè. Abbiamo scoperto la vita. Cioè, ma... cos'era? La vita! Ah, no, Vincenzo, ti sei messo in salta? Devi mettere salta, Vince. No. Sì, però falla, finisci, cioè, finiscila, poi io e Maria dobbiamo capire. Maria, diciamo insieme che vogliamo capire cosa... Dobbiamo attivare la nave, dobbiamo attivarla. C'è proprio una cosa psicologica, perché se non l'attiviamo, cioè io muoio, non voglio morire, però c'è proprio una cosa, cioè io quando ho visto la nave ho detto vabbè, mi ci avvicino, voglio vedere, poi qua mi ha detto inizia missione e a un certo punto è iniziata a lampeggiare una cosa, la sono andata a prendere, l'ho messa, poi ho sentito un altro pezzo e l'ho messa, poi sono andata a vedere il video su YouTube, però non capisco l'evento sfida, ma secondo me si può fare solamente una volta e abbiamo sprecato la nostra volta, perché siamo morti tutti e due e la navicella si è rotta. Speriamo. No, perché se si poteva fare solamente una volta, io me ne vado e non gioco più a questo gioco. Sì, però Vince, per piacere, puoi finire la partita? Vabbè, io mi vado a pompo d'acqua. Maria, tu cosa ti aspetti che farà? Io non so, cioè, o è stessa una cosa, oppure parte, se ne va e lascia qualcosa che ci può servire. Ti immagini, lascia, tipo, quello là esce dall'astronave, quello là che stava dentro, e ci dà tipo un'arma mitica. Qualcosa del genere. Ciao. Quindi Vincenzo se ne va.
Vabbè. Dai, questa è cosa della vita, dai, almeno questa. Vabbè, ciao. Facciamo una cosa e basta, ok, vabbè. Dai, giochiamo. Però ci dobbiamo riandare, pure se dista 97 km ci dobbiamo andare, cioè. Sì, e si stiamo facendo la cosa di nuovo. Dai. Vince, metti pronto. Papà! Metti pronto. Papà non gioca. Lei è spunzo, ora. No, se l'ha meritato lo spulso. Forse ci dà qualche portata a questo ombrello, non posso fare più. Però è più freddo questo ombrello, là. Il mio questo ombrello è bellissimo. Battaglia reale e coppa. Sì, no, comunque dobbiamo vedere pure a rischio della vita. Sì, vabbè, non me ne frega niente se perdiamo la partita, dobbiamo vedere quello che succede. Cioè, magari vinciamo la partita, tipo vai in aria, c'è un'esplosione, Victory Royale, cioè così a casissimo, tipo. E tutti gli altri muoiono a casissimo. Gli cade un meteorite in testa. Pronti? Pronti? Che cade un meteorite in testa? Pronti? Quanto è lontano? Abbastanza. Però è meglio così. È abbastanza lontano. È meglio così. Così non viene nessuno. Sono troppe hype. Che poi io sono pure Galaxy, quindi siamo messi bene. Un meteorite in testa, Victory Royale, missione ultra iper HD, neanche Dio è così potente. No, comunque io so troppo, voglio vedere troppo cosa succede. E se dobbiamo rifare tutto quanto, a me mi sta benissimo. Maria, è inutile che prendiamo le armi, andiamo direttamente là. No, ma le armi è inutile che le prendiamo. Dobbiamo prendere più materiale, perché... E se ci serve? Non credo ci servano, non viene nessuno. Nel senso, se la nave c'è qualcosa dopo dobbiamo combattere, se combattere facciamo così, per le armi. No, non credo. Non credo che esca qualcosa con cui dobbiamo combattere, quindi... Io ci vado direttamente. No, perché voglio troppo vederla partire quella nave. No, c'è un tizio che non conosciamo. Cavolo, c'è uno che non conosco. Vabbè, tu ammazzali, io faccio ciò che serve per la nave. Dai, mancano 40 secondi. Ah, ma io sono visibile. Eh? Io sono visibile. Maria, manca mezzo minuto. Oddio, muoviamoci. Perché prima sono morto e quindi la nave si è fermata. 20 secondi, Maria, 20 secondi! Dai, dai! Io non devo morire, ma